Allora, ci vuole dire cosa è successo oggi a Roma? Quale oggi, manifestazione avete fatto? Sì, oggi 8 giugno è la giornata della partita tra Israele e Italia nella Coppa UEFA Under 21, sì. Che noi chiamiamo la Coppa Under Apartheid perché si svolge in condizioni di apartheid. Certamente. È lanciato nel 2011 proprio dallo sport palestinese un appello alla UEFA di spostare questo campionato da Israele perché è visto come un premio non meritato. Che aiuta Israele. Intanto questa partita dove si svolge? E stasera si svolge allo stadio che oggi si chiama Bloomfield, però sappiamo che è costruito sulle rovine dello stadio palestinese di Bassa. Che è stato distrutto a suo tempo. È stato, sì, da Israele è stata cacciata anche la squadra palestinese da questo stadio nel 48. E quindi oggi gli azzurrini staranno lì a giocare. Oh, qual è stato il trattamento e qual è il trattamento che Israele fa agli sportivi palestinesi? Sì, possiamo parlare di quello che fa Israele agli sportivi, ma ovviamente va visto in un contesto che lo fa a tutti i palestinesi. Questo, certo. Nello sport specifico ci sono stati stadi bombardati sia a Gaza che in Cisgiordania, ci sono giocatori che sono stati uccisi, ci sono giocatori che sono stati detenuti anche ecco, per anni. Il giocatore che è stato detenuto è molto interessante. Sì, il caso eclatante è quello di Mahmoud Sarsak, è un giocatore della nazionale, stava viaggiando da Gaza per andare a Ramallah, è stato fermato al checkpoint di Erez da Israele, arrestato, è stato detenuto per 3 anni senza capi d'accusa, ha fatto uno sciopero della fame per 92 giorni. In cui è riuscita ad avere il sostegno di tutto il mondo dello sport, anche del presidente della FIFA per esempio, e con tutto questo con questo sostegno Israele poi è ceduto e l'ha rilasciato, che dimostra il fatto che le loro presunte accuse di terrorismo non erano vere, se no non lo lasciavano. Sono tutte inventate, lo sappiamo perfettamente. E quindi adesso i veri terroristi sono loro. Infatti lui adesso parla del fatto che prima non pensava molto alla politica, è un ragazzo di adesso ha 26 certo. anni e invece adesso è impegnato, sta facendo un giro in Gran Così. Bretagna in questo momento tenendo incontri dappertutto per parlare dello stato dello sport in Palestina. E poi l'ultima cosa che volevo dire, quelli sono gli intellettuali che si sono impegnati contro questa partita? Cioè proprio in questa campagna abbiamo il sostegno di Ken Loach, regista britannico. Grande regista. E c'è stata una lettera di Desmond Tutu firmato da una ventina di persone e personaggi di tutto il mondo, pubblicato su Guardian recentemente. E qua in Italia ci sono stati anche Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo, l'ex senatore Vincenzo Vita, un consigliere regionale dell'Umbria, quindi anche qualche politico in Italia si è mosso. Beh, ci possiamo aggiungere anche la nostra associazione che si chiama Accademia della Libertà e noi siamo per la libertà di tutti i popoli, soprattutto quelli sottomessi al terrorismo di questi falsari che sono falsi, che presentano una faccia e si comportano in un'altra maniera. Anzi, ufficialmente fanno pure le vittime, ha capito? Fanno pure le vittime. Ecco, ricordiamocelo bene, i veri falsari. Sì, questa è... Vorrei aggiungere soltanto che questa campagna fa parte della campagna BDS, che è boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, certo. Lanciata dalla società civile palestinese, e in cui crediamo che sia un modo per finalmente costringere Israele con danno politico, economico e di immagine di cambiare queste politiche. Sarà molto difficile, guardiamo quello che c'è scritto qua. Sarà molto difficile, ma comunque dobbiamo lottare. È quello che ci chiede la società civile palestinese, quindi sì. Loro sono nelle condizioni migliori per decidere una strategia. Loro sì, ci puntano con questo.
sarà per il momento difficile, però non è detto che non ci sia poi, no? Beh, quando si vede crescere l'appoggio, sì, a questa campagna, per esempio ultimamente c'è stato l'appoggio di Stephen Hawking, famosissimo professore e cosmologo, conosciuto in tutto il mondo, quindi certo, quando si comincia a avere l'appoggio di un certo livello, ci sono tante chiese, sindacati, organizzazioni, certo, NGO che hanno appoggiato, e poi continuare, sì, perché molti, intanto c'è una grande inerzia al movimento, poi c'è tanta migliaccheria, però se uno vede che c'è qualcuno che si muove, allora si associa. Senz'altro, sì, una cosa che va aumentando, una cosa chiama l'altra, mondo, come le ciliegie, sì. Va bene, grazie, grazie, a presto, riprendiamo, grazie, anche questo, questa immagine molto bella. Questo. Anche questo è un punto molto caldo.